This program proudly sponsored by Insegna International Languages Bookshop. Let's celebrate the Deaf Lipo Brothers. The first sketch that we're going to present you today is Spacca il Centesimo by Peppino De Filippo. Here is a poem that was dedicated to the Fratelli De Filippo on the occasion of Celebriamo i De Filippo. Per Edoardo, Peppino e Titina, celebriamo i De Filippo. I fratelli De Filippo ti fanno ricordare Napoli, città del cuore. Non solo quella con il Vesuvio, con le pizze margherite e il caffè, con il presepio a Natale e il capitone, con la semplice salsa di pomodoro e in coppa a penne e spaghetti, ma anche quelle dell'arte e la cultura, dei Pulcinella e la Tarantella, della pittura e le cartoline, della musica e le canzoni, dei piedi grotta e le competizioni, dei racconti e le scenette, del teatro e le commedie. Tre fratelli in dono a tutti, con un vulcano ed una baia e tanta vita per il teatro. E poi il cinema, la radio e la TV con Pappagone. Questo è tutto, ecco qua. Invece hai sposato Camillo. Perché? Così
vuole il destino? Non deve sposare un tipo come lui. È un perfetto imbecille. Lo sposai per abbandonare una buona volta il teatro. Quella vita mi era diventata insopportabile. Tu non sai quanto sia faticosa, amara, la vita del teatro. E non ho tradito mio marito che per te, Armando. Per te, a cui voglio tanto bene. Ci pensavo stamattina, quanto bene gli voglio. Ma guarda che comprensione. Anch'io ci pensavo poc'anzi, quanto bene ti voglio. Sei contenta, cara? Oh, tanto tanto contenta, come quando mi regalerai il pallino bianco che mi hai promesso. Io? Ti ho promesso Renato bianco? Non ricordi più, Armando. Sì, 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 già, sicuro, mi ricordo. E cara, non ti devo regalare ancora, per tema che tuo marito possa sospettare. Ma cosa vai pensando? Camillo non sospetterebbe mai. Poiché ha cieca fiducia in me ed io gli faccio quello che voglio. Non preoccuparti, giustifico tutto io. Camillo mi lascia i soldi per le spese giornaliere. Io fingo di risparmiare e gli faccio credere che con le economie di casa compro tutto da me. Come quando mi regalassi quel magnifico ombrellino, non mi feci credere lo stesso? Quale ombrellino? Quello con manico d'avorio. Ti sbagli? Stupida, sì, sono sbagliata. L'ombrellino lo comprai davvero con le mie economie. Volevo dire invece, quando mi regalasti quella bella sciarpa di ermellino, quante benedizioni ti ho mandato. Io ti ho regalato una sciarpa di ermellino. Sicuro, tu? Ma ti sbagli, cara. Come? L'inverno scorso. Ma se ci conosciamo da qui nei 2 mesi e siamo a settembre. Ma non avresti la nomina maggiore? Io sono stato riformato. Allora, hai ragione, caro. Anche la sciarpa la comprai con le mie e con le mie. Ma tu, cosa mi hai regalato? Niente, cara. Sinora niente. Perché questa professione di avvocato non mi dà neanche il tempo di respirare. E non vorrai neppure regalarmi quel meraviglioso, necessario di argento e tartaruga che vedremo insieme l'altro giorno, veramente? Ti piace, cara? Molto. Bene, te lo comprerò. Oh, caro, come sei bello. Sei contenta, cara? Tanta, tanta contenta, come quando mi regalerai quel graziosissimo vestito da sera che vedemmo insieme in quel negozio di moda a Costa, ti ricordi? Ma quando? Ma stasera. Ma cosa dirà il tuo marito? Stai tranquillo, dirò che ho vinto all'otto. E lui ci crederà. Certamente vorrei vedere che non lo credesse. Dunque, riepiloghiamo. Il Renato bianco. Il necessario, di argento e tartaruga. E l'abito da sera. Sei contenta, cara? Tanto, tanto contenta, come quando... Vogliamo un caffè? Va bene. Giovanni, per favore, un caffè alla signora. Ma... E se fosse tuo marito? Impossibile. Avevo raccomandato al portiere di non far salire nessuno. Ebbene? Ebbene, chi potrebbe insistere se una persona interessata? Ah, mio Dio, come ti agiti? Tuo marito! Ma io ho paura per te, capisci? Niente paura, invece in questi casi ci vuole molto calma. Ci penso io, procediamo con ordine. Dove posso nascondermi? Ecco, mi nasconderò nel tuo studio. Calma, caro, calma.